Nel novembre del 2015, una maestra elementare, Rosaria Gasparro, scrive un post sull'educazione dei ragazzi alla sconfitta. Alla fine di questo post cita una lettera di risposta di Pasolini su Vie Nuove, una rivista che usciva tantissimi anni fa. Bene, cosa succede? Queste virgolette spariscono e nel giro di poco, tra una condivisione e un'altra, il posto di questa maestra elementare viene attribuito a Pasolini. Ora, questa cosa, diciamo, è più forte persino della volontà della maestra elementare, di correggere l'errore, cioè di avvertire che quelle parole non sono di Pasolini, sono sue parole, no? Il posto ha tale successo che è quasi impossibile fermarne il flusso. Ora, la cosa che mi colpisce di questa vicenda, da una parte è la totale perdita di rispetto che abbiamo per l'autorealità, no? Qualcuno a un certo punto ha tolto quelle virgolette con cui veniva isolata la citazione di Pasolini e ha scelto che tutto era a firma di Pasolini. Non so come dirvi, ma chi ha amore per la scrittura, chi ha amore per il pensiero, chi ha amore per l'espressione di sé, una cosa del genere non la farebbe mai. Se la fai vuol dire che non hai rispetto per la parola altrui, ecco. Però diciamo questo è l'aspetto più triste di questa vicenda, ma non è l'aspetto che qui davvero secondo me dobbiamo cogliere. La cosa che mi piace di questa storia è che leggendo questa riflessione di questa maestra elementare ci rendiamo conto che potrebbe davvero averla scritta Pasolini. E questo vuol dire due cose che secondo me sono entrambe belle ed entrambe dovrebbero in qualche modo confortarci sul fatto che non tutto è perduto. Da una parte questo ci dice che Pasolini aveva uno stile di scrittura, di pensiero, di analisi politica, di analisi sociologica talmente forte da far sì che ogni forma di scrittura, di ragionamento, nel solco delle sue riflessioni venga istintivamente attribuita a lui. Questa è una cosa, guardate, che riescono a fare soltanto i più grandi, no? Quante volte, sentendo parlare di letteratura e sentendo magari di una narrazione che si prende il suo tempo, che parte sin dall'infanzia, avrete sentito dire è dickensiano, no? Ecco, quando con la nostra scrittura riusciamo a mettere una bandiera e a colonizzare un determinato modo di scrivere, di pensare, di esprimersi, lì veramente raggiungiamo il massimo che possiamo raggiungere col gesto della scrittura, diciamo. La seconda cosa che mi piace molto di questo evento della maestra elementare di Pasolini è il fatto che probabilmente, non possiamo esserne certi, ma probabilmente queste cose le avrebbe pensate in maniera diversa se non ci fosse stato prima di lei Pasolini, se lei stessa non avesse letto Pasolini. E quindi questa è una cosa che in qualche modo di nuovo deve darci forza, perché vuol dire che, per carità, non le pagine di tutti, ma le pagine di alcuni di noi non solo rimangono, ma hanno la capacità di modificare il reale, hanno la capacità di modificare il modo in cui chi verrà dopo di noi penserà, immaginerà, guarderà alla realtà. Penso che sia necessario educare la nuova generazione al valore della sconfitta, alla sua gestione, all'umanità che ne scaturisce, a costruire un'identità capace di avvertire una comunanza di destino, dove si può fallire e ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano intaccati, a non divenire uno sgomitatore sociale, a non passare sul corpo degli altri per arrivare primo. In questo mondo di vincitori volgari e disonesti, di prevaricatori falsi e opportunisti, della gente che conta, che occupa il potere, che scippa il presente, figuriamoci il futuro, a tutti i nevrotici di successo, dell'apparire e del diventare, a questa antropologia del vincente, preferisco di gran lunga chi perde. È un esercizio che mi riesce bene e mi riconcilia con il mio sacro poco. E qui comincia la vera citazione di Pasolini. Ma io sono un uomo che preferisce perdere piuttosto che vincere con modi sleali e spietati. Grave colpa da parte mia, lo so. E il bello è che ho la sfacciataggine di difendere tale colpa, di considerarla quasi una virtù.